Salve a tutti cari amici di The Abusi Game di Nathan Drake. Videogiocatori, ma soprattutto videogiocatrici di Uncharted 4. Parenti di Uncharted e di The Abusi Game. Qui è l'artefice, Jake in compagnia. Lo specialista, Ed Michel. l'eremita E vi Pepino. diamo il benvenuto in questo tredicesimo. Sedicesimo. Ah, sedicesimo. Ok, sedicesimo walkthrough Diciamo bene. di Uncharted 4 con il capitolo 14. 14. Raggiungimi in paradiso. Ah, bene. Sapete perché lo so? Perché l'abbiamo appena detto. Avendo lui una memoria a brevissimo No, ma ho termine pari a zero. capito 13 io. L'altra volta abbiamo fatto il 14 e il 15 di gameplay. Ah, è vero che abbiamo trovato. Libertalia. E quindi da Sempre Libertalia noi Italia. ripartiamo. È questo il tuo Pensate nexus che sia stellare? quasi finito? Poveri illusi. Dovranno Eh impiegare sì, per perché costruire mancano questo ancora sistema. Anni, 8 ben 8 decenni, forse. capitoli, 8 capitoli. più Tenerlo l'epilogo. segreto per tutto questo tempo. Ok, quindi Dobbiamo come. arrivare Ah, là sopra, è alla vero, torre, la solita è vero. torre. Dove c'è la campana? Questa è incredibile. Comunque c'ha dei paesaggi, mozzafiato. Lo ribadirò sempre. Ma è tutto grazie Salta nella finestra. alla vegetazione. Tutto grazie alla vegetazione rende tutto più figo. Prendi orto. Naturalmente, ragazzi, chi è appassionato Lui passa sotto, ovviamente, io sono lì che dei salta. tesori, questi capitoli ne sono pieni a bizzeffe. No, forse non di qua. Qui c'è. Guarda qui, Sam. Sembra un codice di condotta per pirati. Mi Niente, raccomando, l'ha già disegnato, è è già aperto e c'era già. disegnato. Allora, guardate che artista che è Nathan Drake. Mamma Quelle mia. mani sanno fare tutto, Eh dai sì. E disegni perfetti alle arrampicate. perché non sale di scale? Perché sono un pirla, adesso salgo le Credo che scale. No, questo però posto qui si sotto c'è evolvesse un in assenza di passaggio. leggi. Però non Anche le navi serve. pirata avevano le Non loro ancora leggi. neanche più. Ok. Perché stava parlando. Ah, E lui ok. non può correre e Op. parlare contemporaneamente. Ok, questa porta è Secondo te? chiusa, ovviamente. Anche per lui era ovvio. Già. Allora, amici miei, proviamo di qua? Niente, proviamo Vai un di pelo più su. Allora qui c'è tantissima esplorazione da fare, davvero, eh. Non ho mai capito. No, Va bene, lasciamolo giù. Quello là. segui lui che lui va. Che lui sa. Lui non ti dice niente, ma va. Vedi che bisogna andare qui sotto. Scheletri di cavalli. Sono ancora legati. È come se li avessero abbandonati. Ma perché? Non saprei. Forse sono Ma sta strappati toccando alle tutto catapulte. proprio, tutte le ossa le O sta qualcuno li ha toccando. portati via. Qui c'è qualcosa che non va. Ha contaminato la scena dal crimine. Adesso il cavallo l'ha già disegnato, non ancora. Proprio senza neanche usare la Una matita. velocità Cos'è che è pazzesca, qui successo? c'era ancora qualcosa, no? C'è un. Un aratro. C'è una conversazione Dov'è? facoltativa da Dove? fare. Ah, ok. Che vuoi dire? Tutte le cose belle prima o poi finiscono? Io scherzo sulla maledizione del tesoro pirata, ma Anche perché se uno Dio dei l'è tesori custode, è da ascoltare tutte le di solito la conversazioni spiegazione più facoltative. semplice è anche quella giusta. Di solito. Cos'è quel rum? Ci sono le galline? Il gatto è il topo e la gallina. Ritorna. Ah, ma la ricordo la gallina. Mi sto muovendo a caso, eh. Forse dobbiamo andare qui. Ma anche entrare magari. Ma però siamo ancora al punto di prima. Secondo me devi andare a destra e scendere di là, che c'è forse un passaggio lì dietro. Vorrei dire Di là, ah. No? proprio anche a sinistra, se Ma dietro di si te. intravede dietro Eh sì, perché c'è una alle le foglie. barre.
No, di là, di là, di là. Di là. Vai, ecco, là dentro, là. Qua, a destra. Qua. Ah. Se non sbaglio, qui dovrebbe esserci un passaggio. Però... dai, e quindi però, no, da lì non passa, da lì capisci che c'è. Tutto dietro di te in fondo. Oh, Madonna santa. Di qua? Sì. Capitano Avery, chiedevo quando ti avremmo incontrato. Ecco, disegniamo anche il capitano Avery. No, perché non l'ha disegnato? Non l'ha disegnato, è stufo. Ok. Dentro lì. Chiuso. Probabilmente sotto. Di qua, dietro di me. Serve una mano qui. C'è un tunnel laggiù. Laggiù? Sotto lì. Sam, vieni qui, forse c'è qualcosa. Eccomi. Che l'ha fatto? È morto, eccomi. Ah, ok, ci sei. Andiamo a destra noi. Eh sì. È una specie di nascondiglio. Già, ma da chi si nascondeva? Da loro stessi. Adesso disegna. Guarda la mappa. Qui. Sembra una mappa del quartiere commerciale. Sì. Boom, qui c'è il nostro tesoro, vedi? Ecco la torre. Cosa architettavano? Lì dietro di te sono le scale. Ah, guarda il buco dov'è. In basso c'è un tesoro. Ovviamente li abbiamo trovati tutti. Questo qui era uno degli ultimi. Bottiglia di rame dipinta. Ok. Poi io mi chiedo come si potrà perdere i tesori nei luoghi così disparati. Sta un po' marcendo, Libertalia. Direi proprio di sì. Adesso noi continuiamo di qui. Ah, c'è il rampino. Ecco la nostra via d'uscita. Tutti gli aggiornamenti adesso. E gioco talmente tanto, ragazzi, che... No, io che sto facendo col fucile, ho sbagliato. Calati. Vedo una luce là sotto. Vabbè. Amici, vedo la luce. Attenzione, che lo cazzo è perché ha visto... i cattivi, eh. Ah... Bello, 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 bello. Oh, ok. Uno là sopra. Noi ovviamente cercheremo di non farci... Di questo ti dico per certo che puoi fare tutto stealth. Passando, perché è condizione per ricevere uno dei trofei. Ma anche là tuo fratello. Non farti vedere da nessuno. Non nell'erba alta. Il che vorrebbe dire, secondo me, è seguire il perimetro esterno di tutto. Ma di lì non ci può passare, quindi dobbiamo passare per forza di qua. Come ha fatto a vedermi? Perché si è illuminato quello là? Secondo me ti ha intravisto. Ah. Adesso io come faccio qui a passare? Uno è là. Ok, li abbiamo etichettati tutti. Ora sono tutti là. Là ce n'è uno sopra. Dove là? Ah no, non c'è più. Era arrivato uno di là.
Ma non è facile, ragazzi miei, eh. Dobbiamo aspettare il momento che sono tutti girati per saltare giù di lì. Puoi entrare in quella finestra lì. Adesso? No, 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 ti vede. No! Non ti ha visto però. Però non mi ha visto, esatto. Io mi sono buttato giusto prima che... Fortunatamente sono già tutti marcati. Però ma saltare di là, saltare invece... esatto nella finestra. No, ma c'è quello sul cornicione, quello là, vai davanti a te. Grande. Là, là, là. No, adesso io ammazzo questo che viene alla finestra. Ma non devi ammazzare. Cosa sta? Ti ha beccato anche quello. Ma ha fatto a vedermi quello. Ho sentito lì il rumore. Niente. Niente. Ma questo non ho parole a che pirla, spostati ancora. Dai ancora e poi gli esce la testa quando io gli vado sopra, no? Guarda come sta su con la testa, ma come ciondola, ma che forza che ha. Ma lui fa così perché non ce la fa più, eh. Cambiami l'angolo, vai di là. Mamma mia, ho avuto paura anch'io, eh. Ho detto cazzo, adesso non si attacca. Piano piano ci giriamo, ci attacchiamo lì? Sì. Che pelo, che pelo, che pelo, che... Occhio perché... Qua. Esatto. Uppla! Lì, ti vede. E giù nell'erba. È alta quell'erba qua. Non è alta, eh. Scendiamo, sì, scendiamo. Parla tutta lì, bassa. Che rumore che stiamo facendo, ragazzi. C'è un casino della Madonna, però non ci sentono. Giù, c'è giù. Quello da marchiare. Marcare. Marchiare col fuoco. Vai giù che vai di là, vai giù. Stai tutto lì basso. E si arrampica anche con la pistola in mano, eh. E non vedono la pistola che si muove. Ce n'è uno sopra di noi. Però invece l'erba alta qui. Dov'è? Ma lo segna qui. Ah, è là in alto. Scappa, scappa dentro. Secondo me devi andare alla tua sinistra, che devi farti dare una mano da Sam e arrampicarti. Se non ricordo male. Adesso dove vado? Oh! Ma non può andare Sam a ucciderlo. Ma devo andare di là io. Devi arrivare là, sì. Però secondo me devi salire qua. Non so se ce la fai andare addirittura di là. Devi andare su lì. Su lì. E se tu da qua fuori non riesci ad arrampicarti. Da fuori. Però mi vedono se io vengo, vado su qui. Cosa faccio? Se ti corro. Vai là e ti fermi là dietro il legno. Aspettiamo che si gira questo. Non so dove sto andando. Sto correndo senza guardare. Oh. Meno male che questo dorme. Quindi io posso andargli davanti? Veloce, veloce! Mamma Santo mia! Dio, che buco di culo! Anche ce n'è anche di là, eh!
Da dove sei tu? Dov'è Sam? Eccolo qua. Quindi non so come abbiamo fatto, ma non ci siamo fatti beccare. Adesso dobbiamo cercare la parete. Ancora. Dove salire? Prova a salire la parete lì. Andiamo lì nel buco? No, ma sali la parete, non puoi. No, non si sale qua. Non si sale qua. Nella grotta lì? Se non è nella grotta, torno indietro. Oh. Chi c'è? Suggerimento. Dove c'è la freccia? Bisogna andare. Potevo uscire prima questa cosa qua. Comunque dove dobbiamo andare? Là sopra. Non avevo dubbi di quello. Il problema è capire come raggiungerla. La corda! Ma non esce! Là! Dove là? Là la corda che penzola! Ma non esce! Avvicinati! Vai su quello lì! No! Non esce! Salire là! Non esce, non mi si attacca! Là, da là! Abbiamo buggato il gioco! Bisogna salire su quella torre lì! No, la freccia ti manda di là! Di là ti dice! Mi dice di lì, quello. Lì devi andare, dobbiamo andare lì. Per andare lì, devo attaccarmi lì. Ma no! No, non è detto! Vai perché lì, se non ma esce. Passa da sotto lì, da lì! Secondo me è ancora qualcosa qua, è davvero! Oh, da là. Cavolo, bisognava passare di qua. Ma che cavolo. Non eravamo già andati, scusa. No? Qua. No. Siete sicuri? No, sì. Qua no. Altri shoreline. Il Mazur è forse il fucile da precisione. Sì. Puoi fare fuori il cecchino. Faccio fuori. Ehi, eccoli, sono qui. Dietro alla cassa. Ce n'è uno ucciso! Un colpo o un morto, Ce lo prende in testa, sì. Oh! Ah, questo è corazzatissimo, devi fargli fuori prima l'elmetto. Devo sparargli questo in testa, perdere l'elmetto e poi sparargli un'altra volta, perché è un corazzato. È un corazziere quello. Passiamo da di lì e basta. Prendo questo. Adesso io passo di qua. Dov'è il corazzato? Non c'è, non compare finché. Vabbè, non facciamo. Da là, da là. Tiralo giù, tiro. Ah no, va giù lui. Da dietro dovremmo ammazzarlo. Sì, però guarda che è sempre più resistente degli altri. Adesso picchialo, picchialo a sangue. Buon. C'era un altro qui sopra. Uno sotto. Cecchino. Ok. Vedi che adesso va quella la corda. Ne vedi altri? O siamo a posto? Credo siano finiti. Vai bene? Sì, devo solo riprendere il fiato. Wow, colpo della strega. Vado di lì? Sì. Devo saltare? Sì. Qualcosa lì crolla di sicuro. Andiamo, Sam! No. È stabile qualcosa? Stabile come tutto il resto qui intorno. Oh, ok, quindi... No. Va bene, va bene. Arrivo. Guarda, altri amichetti.
so, amico. Rischi di far crollare il palazzo. Ehi, hai mai fatto niente del genere? No, ho rovesciato un paio di governi, saccheggiato villaggi. Ma purtroppo questa è tutta un'altra storia. Io non riesco a salire qua, però. Secondo me c'è una corda alla tua sinistra. Ah, uno lì. Oh. Ma attacco! Io pensavo si attaccasse alla sporgenza. Attaccatia! C'è da mettere dentro il mega chiodo. Ah, ecco il chiodo col quadrato. No, ma non c'è il coso del chiodo. Ah sì. Perché non lo mette? Devo mollare. Cazzo. Ma non puoi entrare dalla finestra? Ma io non so cosa fare, continuo così. Mi sento un pompiere. Non so perché. Attaccati lì al coso, appunto. Eh? Ah, ok. Vai, prendilo le spalle. Prendo le spalle. Cos'è? Niente. Cos'è? Miau. Pula. Salto nel vuoto. Corda. E ce la fa. Oh, cos'è? Era un raptor. Ah no, è sempre. E come fa a essere già visto? No, non lo so, ho un talento. Da quella parte. Che c'è? Dai. Dov'è? Ah, è qui. Ma se prendi ancora la corda gli giri intorno? Come gli giri intorno? Dietro di te c'è la corda. Io salgo di qua adesso. Ehi, Nathan. No, cazzo, Nathan. Perfetto. Su. Alla fine si è accorto in un millisecondo. Ma c'era qua uno prima. Non li hai segnati, ciao. Dov'è? C'è qualcuno qui. Io non so come ha fatto a vedermi quello là. Ma io stavo dicendo, se tu vai avanti, vai a destra. C'è quello che mi vede. È la corda e tu gli giri intorno. Ok. Teniamo in ordine questo posto per la signora. Andiamo intorno e non li ammazziamo. Segnalo. Vai, vai veloce prima che arriva. Dai però. Dai, allunga! Ma la pistola! Però io adesso che sono qua devo salire per forza. Vabbè, ma stai sempre sul ciglio. Ho capito, ma questo qui mi appare da dietro tra qualche secondo. Dai, dai. Oh, chi è quello? Segnalo! Tiralo giù, tiralo giù. Devo salire. Allarme, uomo a terra! Non è a terra, è proprio caduto nel burrone. Cosa faccio? Continuo a girare? Ma sì, vai su di là. Ho paura di questo io. Vai di lì, vai di là tu. Vai a fare dove c'è lui. Vedi, è lì. Come fa a non vedermi? Ma come questo? Fa a non vederlo? Allora è qui probabilmente che c'è un punto che Sam deve darti una mano per salire o tu dai una mano. Vieni qua, bravo. Sono qui, ho trovato. Ma come hai fatto a vedermi? No, tra l'altro è il corazzato, Toccali. Per la miseriaccia. Scendi un po'. Un po', ma non troppo. Amici.
Probabilmente è qua che deve darti una mano, Sam. Esatto, vedi che c'è il triangolo. Dov'è? Adesso che serve? È lì? Ok. Ok, ci hanno visto tutti. Vabbè, noi continuiamo. E adesso? Salta! Se non ti prende più. Ma sei una merda! Ma guarda, hai lasciato qui tuo fratello a morire. Non sei proprio un pezzo. Devi fare... Lui è andato. Devi ucciderli prima e poi andare su lì. Mi sa che è l'unica. Abbiamo capito cosa fare. Non tutti, credo. Il corazzato, secondo me. Secondo me è quello. Segnali, se no non sai più da dove arrivano. Allora segniamo questo. Ci hanno visto in mille per segnare uno. Eccolo. No, mi vedono. Dove sono? Ciao, c'è uno dietro. Ma io c'ho il cecchino, ragazzi, come faccio a ammazzare col cecchino? Quando uccidi il corazzato devi rubargli la sua mitragliatrice. Madonna, e c'è un altro corazzato. Madonna, l'inferno. Perché quello è vestito da festa. Ma è Sam o chi? Non ho capito chi era. Non è Sam, è uno in borghese. Sali la finestra, uccidi il corazzato senza farti vedere, prendigli la mitraglietta. Ma è inutile, come fai a ammazzare il corazzato senza farti vedere? Perché, non ti vede. Perché, no, perché sei uscito subito, dovevi aspettare. Aspetta che adesso riprovo a fare quello di prima. No, riprendi il corazzato. Niente, non dai, fai vieni, più. Vieni. No, non te lo fa fare, stia già individuato. Devo fare la capriola, andare da dietro. Però se gira, buttalo giù. Riprendi in vita. Ok, hai sbagliato all'inizio qua. Vai alla finestra e vai di là. Uccidi il corazzato, prendigli il mitra. È mai stato una botta di culo prima di ammazzare il corazzato, eh. Merda, cos'è stato? Mi vedono gli altri. Prendi Mitra. Sam, santi nomi. Raga, non hai più. Rubagli un fucile a qualcuno. C'è un altro corazzato. No! Dai, fucile. Mitra, piccolo. C'è una granata, occhio, Sam. Come ci fa a lanciare la granata? Incastrato. Imponiamoci a griglia. No. Però se lo prendi. No. Aio. L'ultimo, corazzato. Arca puttana. Lui sa che sono di qua. No, non so dove sono. Stai lì. No, mi spara. Vai, puoi scappare adesso. Vai. Tiralo giù, è solo lui. Non va giù. Sali di lì e prendilo dietro. Basta, gli sparo in testa adesso. È abbastanza precisa quella pistola qua. Buon.
Adesso devi salire lì, ecco. Di qua. Madonna mia. Dov'è Sam? Dove sei? Dov'è che sei? Ok. Oh! Pronto? Chi parla? Ok. Bene. E prima mi aveva lasciato qua, eh. Quel maledetto. Abbiamo perso un quarto d'ora, se allungavo la mano prima, era già fatta. Cioè, c'è un... No, voglio vedere cosa sta guardando. Il panorama. C'è quel corridoietto lì. Un bel salto da qui. Sì, lo vedo. Ok, chiuso. Oh, oh, merda. Attento allo scalino. È incredibile. Già. Oh, sinistra. Continua a salire. Ah, vedi. Ma e lui è già. Ma va, cagà. Ma non ci credo. Adesso devi fare il salto della fede. Il salto della quaglia. Mi devo attaccarmi là, però. Sarebbe un bel tutto, eh? Voilà. Tic. Ma io mi sono perso, dov'è che è la campana? Sopra. Stranamente tutto quell'edificio qua sigillato, c'è una finestra completamente aperta. Ok, adesso fidati e fai come me, ok? Mamma mia, ma che due palle però. Sì, qualcosa del genere. Come è andata? Ah, non ce la fa. Tutto normale. Cioè, ma Google Maps non l'hai mai visto quella cosa qua. Ne serviamo noi. Silenziale, però, che dici? Potrebbe essere un edificio amministrativo. Secondo me le scale portano a nulla, forse a qualche tesoro. Giustamente noi non dobbiamo fare le scale. Di qua? Idem. Secondo me devi andare avanti lì. Ah. Pupi grandi come scimmie. Mi sono perso, porca puttana. Sembrerebbe ci sia stata una guerra civile, tipo. Cosa è successo qui? Si direbbe una battaglia. Ha disegnato tutto? Una domanda retorica. Il punto è chi combatteva chi. Oh, però cosa serve a fare un disegno del genere? Non lo so. I cadaveri hanno abiti particolari, sembrano soldati. Si è perso. Trova alleato. Sì, è là. Devi andare a guardare qualcosa che ha trovato. Infatti c'è una conversazione facoltativa. Quindi si affrontavano coloni e soldati. Se lassù ci fosse stato davvero il tesoro, direi che c'è qualcuno comunque là. Dove là? Dove eri andato tu prima? C'era qualcuno, esatto, dentro. Mi era sembrato di aver visto. Ah no? Una statua. Ah. Impressionante.
Peccato che tutto questo sia ormai quasi distrutto. Ed è... O forse no. Vuoi aiutarmi? Enigma in arrivo? E qui mi pare finisca il capitolo. Ovviamente. È stato Rafe? No. Qui nessuno ha toccato nulla per centinaia di anni. Giusto. Quindi... cerchiamo indizi? Sì, cerchiamo indizi. Bene. Abbiamo faticato un po', però... Sì, 7 minuti li toglierai. Sì, toglierò qualcosa perché appunto sono morto parecchie volte. Già. Quindi ragazzi, io vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video e di iscrivervi al canale sempre se vi va e se non l'avete ancora fatto. Io vi ricordo la nostra pagina Facebook, sempre ricca di notizie e aggiornata sugli ultimi avvenimenti del mondo WWE e del mondo dei videogiochi. E io vi ricordo niente. Quindi per oggi è tutto dall'artefice Jack, lo specialista Michel, dall'eremita Peppino. Alla prossima, ciao belli.